Buonasera a tutti, iniziamo questa serata che ci vede raccolti in questa cornice così particolare del cortile di Palazzo Vescovile. Ci chiedevamo quando questo palazzo, questo cortile hanno ospitato una manifestazione di questo tipo, certamente non nel nuovo millennio ma anche negli scorsi decenni. Ci verrà presentato dall'architetto Manuel Ferrari l'occasione di questo incontro che è la conclusione dei restauri di questo palazzo, questa serata che si svolge nell'ambito delle manifestazioni di Santa Giustina che vede il sostegno del Sovvenire. Siamo in una serata che è sponsorizzata, diciamo, dall'8 per 1000 per sensibilizzare sull'importanza di questa scelta a sostegno della cultura, della solidarietà, della vita pastorale della Chiesa, ma anche di tutta la società. Io darei subito la parola al padrone di casa, il nostro vescovo Monsignor Gianni Ambrosio, che ci accoglie, poi saremo introdotti alla musica che è la protagonista della serata. Benvenuti, dico, alla casa dove abita il vescovo, ma dove abita il vescovo diciamo che c'è sempre tutta la comunità e quindi davvero un benvenuto a tutti. So che altri dovranno parlare e spiegare alcune cose che credo siano davvero importanti, per cui io auguro una buona serata. Temevamo un po' per il tempo, ma mi pare che sia clemente e anche gradevole. Quindi buon ascolto, ma prima di ascoltare la musica mi pare che ci sia qualche intervento proprio per ricordare Santa Giustina, ma anche l'8 per 1000. C'è stata distribuita una borsa con alcuni oggetti che il Sovvenire, cioè l'8 per 1000, ci ha consegnato. C'è anche questo speciale che il nuovo giornale ha realizzato, in cui si documentano le varie opere che grazie a questo contributo dell'8 per 1000 sono state realizzate nella nostra diocesi, nei diversi campi della carità, della vita pastorale e della cultura. Il nuovo giornale si mette come settimanale diocesano al servizio della diocesi nel raccontare le opere che parlano e che testimoniano il bene. Avevamo intitolato un servizio sull'8 per 1000, 8 per 1000 un fiume di bene, e questa sera potremo anche capire il significato di tutto questo attraverso la proiezione di queste immagini che nei vari settori della vita della Chiesa documentano ciò che è stato realizzato grazie a questa firma che non costa nulla e che sostiene appunto l'impegno della Chiesa, ma non solo al servizio della Chiesa ma al servizio di tutti. Il settimanale della diocesi con il suo sito racconta la vita della Chiesa. Questa serata sarà documentata su internet, come è stato nella settimana scorsa per la grande festa della famiglia, come anche per una pubblicazione che abbiamo in programma sui santuari della nostra diocesi, per conoscere oggi in chiave moderna questo percorso mariano che c'è nella nostra diocesi, in un tempo in cui la nostra diocesi, attraverso le comunità pastorali, come sappiamo, si sta ripensando. Accanto a me c'è Tiziano Fermi, presidente dell'associazione Domus Iustine, che collabora all'iniziativa di questa sera. Buonasera a tutti anche da parte mia, e come è stato detto precedentemente ci inseriamo nel pieno delle manifestazioni dedicate a Santa Giustina. Vi ricordo domani alle ore 11 la Santa Messa con il nostro Vescovo in Cattedrale, e a proposito di questo vi ricordo come ci poniamo su una scia di una tradizione addirittura ultramillenaria. Stiamo parlando di una santa che è originaria di Antiochia, che è vissuta nel IV secolo d.C. e le sue reliquie sono giunte qui a Piacenza nell'anno 1001
e appunto stanno nella nostra cripta, nella cripta della nostra cattedrale. Tra l'altro nei video che vedremo comparirà la cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina, perché è una di quelle che hanno beneficiato anche del contributo dell'8 per 1000. Insieme a questo mi permetto di dirvi che è stata una grande collaborazione, una grande sinergia che ci ha portato a organizzare questa serata, e anche il programma scelto, ideato, è stato pensato da noi come un grande ringraziamento. Il Te Deum Laudamus, è proprio questo cantico di ringraziamento. Quindi la musica, le parole, da parte nostra l'ascolto, ci aiuteranno sicuramente ad interiorizzare. Penso che questa edizione del concerto di Santa Giustina rimarrà nei nostri cuori per molto tempo. Detto questo, vi auguro davvero un buon ascolto e una buona serata. Qual è la cornice nella quale ci troviamo? L'architetto Manuel Ferrari, direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali della nostra diocesi, che sta promuovendo tante iniziative, ha appena finito di distribuire la pizza. La caccia ai tesori. Alla caccia ai tesori, con centinaia di bambini che erano coinvolti in un'iniziativa proprio quest'oggi. Che cosa, dove ci troviamo e che cosa significa l'8 per 1000 per la cultura? Per parlare di questo palazzo ci vorrebbe tanto tempo. Nel 2013 mi occupai di un saggio che ne raccontava un po' la storia. È una storia veramente affascinante, è una storia che ha ancora tante pagine da scoprire. Poco si sa, e dal punto di vista archeologico e dal punto di vista documentario. Ripercorrere questa lunga storia diventa un qualcosa di troppo complesso in questa serata. Non lo voglio fare per due ragioni. Per la prima, la giaretta Don Davide. È tutto il giorno che siamo in giro con 350 ragazzi che hanno invaso la nostra città e sono entrati nelle nostre chiese, nei nostri musei. È stata una giornata bellissima, ma siamo tutti un po' stanchi. Gli organizzatori veramente sono un po' hanno esaurito le energie. L'altra motivazione è che non voglio davvero che questa sera le mie parole vadano a stonare rispetto al concerto veramente prodigioso che hanno preparato questi ragazzi. Mi limito ad alcune piccolissime considerazioni. Vi è già stato accennato che è stato possibile in questi ultimi due anni restaurare il luogo dove ci troviamo ora, ovvero il cortile interno del palazzo, sia per quanto riguarda queste facciate, sia per quanto riguarda questa pavimentazione che è stata ripristinata com'era, ad acciottolato. Tutto questo ha permesso di studiare un po' meglio la storia del palazzo, di capire qualcosa in più di questo palazzo. E allora vi faccio solo notare alcuni piccoli particolari. Intanto una cosa che è emersa con evidenza, ora voi siete l'ultima fila in fondo, c'è proprio seduta sopra, ma è venuto fuori in evidenza quello che era il terzo lato, molto probabilmente. Questo cortile lo potevate appunto immaginare con tre lati porticati. Quel lato è stato demolito, non si sa quando, è rimasta una traccia della pavimentazione. È stato possibile durante questi restauri recuperare una traccia di questa pavimentazione ed è stato possibile capire dove c'era una trottatoia che portava nelle scuderie. Le scuderie di questo palazzo erano esattamente dove oggi c'è la libreria Berti, e quindi da fuori c'era questo accesso possibile immediato verso questo luogo. Un altro particolare che è emerso con evidenza, pulendo anche queste volte, sono state le iscrizioni sulle chiavi di volta. Sono delle iscrizioni che consentono di attribuire questi lavori al vescovo Marliani. Siamo intorno alla fine del 400 e questo assetto, l'assetto di questa corte, probabilmente è proprio legato a lui. Difficile capire cosa potesse esserci prima. Molto probabilmente addirittura due palazzi, uno alle mie spalle che era la vera e propria residenza vescovile e un altro invece che affacciava sulla piazza che poteva essere un palazzo deputato alle funzioni di carattere amministrativo. Per qualche tempo coinciderà anche col palazzo comunale quella parte. Dicevo quindi l'assetto che oggi vedete è proprio questo di fine 400. Tutto richiama e rimanda alle maestranze che molto probabilmente hanno lavorato anche a Palazzo Langhe, Palazzo del Tribunale,
lo vediamo nei capitelli, ma soprattutto lo vediamo in quel portale là in fondo. Quel portale là in fondo che ora dà accesso alla sala delle colonne era anticamente invece collocato lì, su questa porta. Vedete là in alto sono emersi durante i restauri degli acerti di affresco, hanno confermato che quello era l'androne di ingresso a questo luogo. Quindi il palazzo, nel palazzo di Marliani alla fine del 400 si accedeva da là. Era un ingresso privilegiato perché consentiva poi al vescovo di raggiungere, di entrare direttamente in cattedrale. A partire dal 1512 lì si costruisce la manica della cancelleria che collegava il palazzo direttamente con la cattedrale. Manica poi purtroppo distrutta durante i lavori scalabriniani di fine 800. Ecco, i restauri hanno consentito quindi di raccontare un po' di tutta questa storia e di approfondirne dei passaggi, dei tasselli. Ovviamente molto rimane ancora da dire. Un documento interessantissimo trovato durante i restauri voluti dal vescovo Manfredini tra gli anni 70 e il 75 del Novecento sta proprio qui sotto, sotto i nostri piedi. Qui sotto alla profondità di 2,5 metri c'è un mosaico paleocristiano che lascia immaginare che qui probabilmente è sempre esistita una sorta di domus ecclesia, un primo luogo per i primi cristiani liberi, quelli che poterono uscire, poterono manifestare liberamente il culto. Quindi un luogo davvero che riserva ancora tanti misteri e tante storie che potranno essere indagate passo dopo passo. Il mio compito però questa sera era, credo, anche di far cenno appunto di quanto attraverso l'8x1000 si sta riuscendo a fare a favore della conservazione, della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale ecclesiastico. Lassù in alto vedete scorrere una serie di immagini, le abbiamo raggruppate per i macro filoni su cui l'8x1000 interviene, ovvero quello della carità, quello del culto pastorale e quello del patrimonio culturale e della nuova edilizia di culto. In questi ultimi 10 anni è stato possibile intervenire su oltre 70 edifici, come dimostrano le slide, e questo significa poter dare un futuro a questo patrimonio, a queste chiese, che sono davvero tante, perché sono oltre 650 quelle presenti in diocesi. Queste chiese custodiscono oltre 90.000 oggetti di culto, potete immaginare cosa significa questa mole veramente immensa di patrimonio da custodire, da conservare, per poterlo trasmettere alle generazioni future, perché la fede dei nostri avi che ci hanno preceduto, che ha consentito di realizzare tutto questo, continui a parlare alle generazioni future. Allora, grazie all'8x1000 stiamo facendo tutto questo. È un contributo fondamentale in questo momento, soprattutto in cui anche il Ministero dei Beni Culturali fa grande fatica a darci una mano nella conservazione del patrimonio. L'8x1000 spesso e volentieri diventa la strada unica per conservare tutto questo. Avete visto le chiese, avete visto i restauri di organi, avete visto i musei, gli archivi, le biblioteche che teniamo aperte. Teniamo aperti ma non solo aprendo le porte, ma come abbiamo fatto ieri con il museo in piazza, con Cronis in piazza, portandoli fuori, portandoli in mezzo alla città. Perché ciò che ci interessa è che questo patrimonio prima di tutto sia patrimonio della città. E questo renderlo patrimonio della città significa rafforzare l'identità della nostra comunità. A questo punto non mi resta che augurarvi buon ascolto. Bene, siamo nelle manifestazioni di Santa Giustina questa sera con noi a proporre la musica. Ci sarà la Corale Santa Giustina diretta da Simone Fermi, corale che compie 15 anni, la Corale Vox Silve diretta dal maestro Federico Perotti e l'ensemble barocco del Conservatorio diretto dal maestro Giacomo Biagi che dirigerà anche l'intero complesso. E ringraziamo anche la disponibilità della Presidente del Conservatorio Paola Pedrazzini che ha inviato i suoi saluti con la quale abbiamo pensato insieme questa serata musicale. Accoglierei con un grande applauso i cantori e i musicisti.
Credere is esse del mondo.
grazie davvero a questo ensemble e alle corali di Vox Silve e Santa Giustina, riprende anche la proiezione delle opere realizzate attraverso l'8x1000, questo video realizzato dall'equipa di Multimedia per la Pastorale con Barbara Tondini e Matteo Sabellini. Una cosa importante è che il Palazzo Vescovile entro fine anno, grazie alla disponibilità del Vescovo, sarà visitabile nell'ambito delle manifestazioni sull'artista Lodovico Caracci, mostra che è attualmente in corso. Prenotando a Crono sarà possibile visitare questo palazzo grazie all'iniziativa dell'Ufficio Beni Culturali. Ecco, prima del bis musicale e anche di un piccolo brindisi che vogliamo offrire a tutti voi ringraziandovi della vostra partecipazione, darei la parola al direttore della Caritas diocesana, Mario Idda, che ha anche che è componente del coro di Santa Giustina, quindi doppio ruolo, e anche all'economo della nostra diocesi, Don Piero Bulla, che ci aiutano a entrare nel cuore di questa serata nella motivazione che ci spinge a questa scelta. Sì, io mi collego proprio all'ultima immagine che abbiamo visto, l'8x1000, qualcosa che unisce, perché la Caritas è comunque un ente che non opera così autonomamente, ma è in rete. Cosa vuol dire essere in rete? Vuol dire essere un nodo a cui partecipano anche altri nodi, come le Caritas parrocchiali, le stesse parrocchie, gruppi caritativi, ma non solo in ambito ecclesiale, anche nodi in ambito civile, mi riferisco ai servizi sociali del comune, lo SVEP, l'AUSER, l'ASL, insomma diversi altri nodi. Questo per dire che attraverso questi nodi quindi si viene a conoscenza poi dei bisogni che ci sono all'interno della comunità e quindi si viene a conoscenza dei bisogni e da lì può veramente scaturire un'idea, da lì si pensa come rispondere a un bisogno. Caritas è chiaramente promozione della persona e della comunità, quindi quest'idea poi viene sviluppata attraverso la coprogettazione di altri enti. Un partner importante, per esempio, nel welfare del nostro territorio è la Fondazione Piacenza Vigevano, con cui, giusto per fare un esempio, magari nelle immagini si vedrà anche qualche scorcio di un progetto, è un esempio, giusto per far capire, Casa tra le case è un progetto che è nato per rispondere a un'esigenza di emergenza abitativa da parte di alcune famiglie e persone che non sono in grado di poter trovare una sistemazione autonomamente per difficoltà economiche, perché non possono avere garanzie per rivolgersi al libero mercato. Allora, sempre attraverso la rete abbiamo chiesto anche aiuto, hanno risposto anche in questo caso parrocchie, anche altri istituti, ma anche privati, mettendo a disposizione degli appartamenti, degli alloggi a un prezzo calmierato, per esempio, o addirittura anche incomodato d'uso gratuito. Questo è significativo perché è una sinergia veramente importante. Attraverso una coprogettazione, anche in questo caso con la Fondazione Piacenza Vigevano e con l'aiuto dell'8x1000 si è riuscito a dare risposta a questa esigenza. Quindi, per esempio, dal 1 giugno, un progetto che è nato il 1 giugno 2016, dal 1 giugno 2016 ad oggi sono state ospitate, accolte e accompagnate 26 famiglie e 16 singoli. Pensate che di
questi, diciamo, con queste 36 famiglie e 26 singoli, di cui 40, almeno 40, 42, poi hanno raggiunto l'autonomia entro i 18 mesi cui questo progetto avevano accesso, dai 6 ai 18 mesi. Quindi, diciamo, concretamente insieme si arriva a realizzare qualcosa che possa rispondere a un bisogno essenziale. Ecco, qual è lo scopo innanzitutto? Sì, con l'8 per mille si restava un palazzo, ma sì. Ma l'8 per mille persone anche ritrovare la propria dignità. L'8 per mille infatti non è un sistema di così di caduta a pioggia di finanziamenti, di aiuti economici che ovviamente la nostra diocesi mette a disposizione proprio per aiutare le persone in difficoltà, le famiglie in difficoltà, ma è diciamo una copartecipazione con la quale si può arrivare insieme a realizzare qualcosa per aiutare queste persone. Il metodo Caritas è proprio questo, quello di incontrare i bisogni attraverso la rete, attraverso il nostro centro di ascolto, quindi attraverso anche le forze interne, incontrare le persone, capire, cercare di entrare proprio nel bisogno della persona e da lì sviluppare un'idea, un progetto che possa accompagnare fino alla completa autonomia queste persone. Grazie. Buon lavoro, pochi mesi, 3 mesi, come sono andati questi primi 3 mesi di guida della Caritas? Sì, io ho ricevuto il mandato il 7 giugno, però ufficialmente, quindi sono pochi mesi. Ho avuto però la fortuna, grazie alla, ovviamente è qui Sua Eccellenza il nostro Vescovo, c'è qui anche il nostro Vicario Generale, Monsignor Luigi Chiesa, che con il loro aiuto e con l'aiuto molto importante, direi fondamentale, del mio predecessore Giuseppe Chiodaroli, che ha fatto oltre 10 anni, ricordiamolo, alla Caritas, alla direzione della Caritas diocesana, mi ha accompagnato. Io ho iniziato in effetti l'accompagnamento in Caritas il 1 ottobre dello scorso anno e grazie alla sua disponibilità, veramente in modo generoso, in modo puntuale, devo dire, a lui la Caritas ovviamente stava e sta veramente a cuore, e quindi sono stato sicuramente aiutato in modo molto sincero, spontaneo e puntuale. Quindi ringrazio appunto tutti quanti per questo aiuto. Grazie. La Caritas è impegnata. Buona giornata da Dona, nasce Dona, darei la parola al decano della diocesi, Don Piero Bulla. Salutiamo anche il nuovo presidente dell'Opera della Cattedrale, Don Giovanni Stupino. Parto con una battuta. Quando mi chiamano preti, laici, e ti dicono dovrei parlarti, mi spavento subito, perché so già che mi portano qualche problema con tutti gli immobili, che io li chiamo anche dei pesi, che dobbiamo tenere in piedi nell'ampia diocesi, è difficoltoso far fronte. Cosa dobbiamo fare noi? Non ci sostituiamo alle comunità parrocchiali. Cerchiamo, dove è possibile, attraverso l'8 per mille, di andare a stimolare le comunità sostenendole. Faccio un piccolo esempio. Ci sono dei paesini che hanno delle chiese bellissime e a volte spiace quando poi usciamo e andiamo a fare visita a queste strutture e non avere la possibilità magari di far fronte fino in fondo. Dove possiamo, aiutiamo, in modo da incoraggiare queste comunità a tenersi su poi questi immobili. E come lo facciamo? Attraverso
quel piccolo salvadanaio, lo chiamo piccolo perché in riferimento, come avete sentito, i numeri degli immobili che riguardano chiese, canoniche, oratori della nostra diocesi, che sono tantissime, si fa veramente difficoltà. È un piccolo salvadanaio, però può servire. Qui grazie, però, e qui vorrei spezzare la lancia anche alla collaborazione del personale che qui ci lavora, perché quelle finestre che vedete poi sono uffici dove ci lavora della gente che lo fa non solo con le strette ore pagate, ci mettono l'animo. Quindi stasera non possiamo non ricordare l'architetto Manuel Ferrari, che oggi compie gli anni, dobbiamo fare gli auguri. Ci mettono l'anima, la passione, l'entusiasmo, il tempo, energie, e questo grazie a loro si arriva a certi traguardi, come questo cortile, che l'abbiamo sofferto, è vero, Madame Luigi, sofferto, lui ha sempre sognato questa serata, è vero, no? Fin dall'inizio, di poter fare qualche iniziativa qui dentro, e stasera abbiamo avuto la prova che si può fare. Questo cortile è stato molto sofferto perché poi avere a che fare con la sovrintendenza, capite che non è facile. Tanti paletti, o no, ci sono anche gli architetti che hanno tribolato e che magari hanno subito anche qualche insulto. Non è facile. Grazie anche a chi ci ha lavorato e ha messo la passione, chi ha lavorato concretamente. Si possono fare tante cose. Allora termino. Tutto questo è possibile con una misera firma dell'8 per 1000, che non costa niente, ma è così difficile far passare che io chiamo questo diritto e dovere. È un diritto da cittadino, tu decidi dove lo Stato deve andare a mettere questo 8 per 1000. È un dovere, sì, bisogna fare una scelta, non lasciare fare, bisogna decidere. È molto importante quella firma. Se non firmiamo più, cadrà anche l'8 per 1000, ma se cade l'8 per 1000, cadranno anche tante chiese. E allora poi dopo ci si rimane male. Io sono già arrivato a dire, qualcuno mi ha anche rimproverato. L'altro giorno una signora mi ha detto, ma lei ha detto che lasciatela cadere. E sì, se non ci si mette tutti insieme di concerto, a volte bisogna dire, lasciatela cadere. Magari è un piccolo tesoro, ma soprattutto affettivo, per quella comunità che lì è cresciuta, si è sviluppata. E lì c'è ancora qualcuno che ci torna, ci sono tanti ricordi. Lì sono stati celebrati eventi familiari, personali. E la gente, certo, a questo ci tiene. Tutto si può completare, si può portare avanti e termina con una misera firma. Voi potreste dire, ma noi la facciamo già. Però dico stasera, fatevi portavoce, che allora potremo fare ancora tanti altri, io li chiamo miracoli. Buonasera. Grazie a Luigi Augura, tutto questo è fatto a sostegno dell'evangelizzazione, ecco, della testimonianza, ecco, dell'amore di Dio per gli uomini. Chiamerei, darei la parola all'arte e alla musica con il maestro Giacomo Bianchi e con l'ensemble barocco del Conservatorio. Alla fine, nella sala delle colonne, che è alle spalle dei musicisti e dei cantori, abbiamo un piccolo brindisi insieme. Grazie ancora a tutti voi di aver partecipato. Thank you.